Ragazzi, welcome back. Siamo ancora noi e ancora qui per una nuova puntata di Pineview Drive. Oggi la mezzanotte è passata da un pezzo, ragazzi. E a quest'ora tarda della notte, o dovrei dire alle prime luci dell'alba, noi persone speciali ci troviamo da nessun'altra parte se non qui. Nella nostra villa. Pronti a scoprire che fine ha fatto il clown. Perché io me lo sento che lui ha qualcosa da dirci. E spero che sia in senso figurato. Ancora l'ombra di prima, forse è un qualcosa di maniacale, che ci perseguita. Forse, riflettevo, potrebbe addirittura essere un'allucinazione, un ricordo della moglie del protagonista. Che si è, a dir poco, radicato nella sua mente e che questo luogo, c'è da dirlo, di certo non facilita a dimenticare. Comunque, non mi sembra il caso di spaccarci la testa per pensarlo. Sono pronto a scommettere che lo capiremo tranquillamente, andando semplicemente avanti. Imperterriti dei cali di frame, dei lag aberranti. Mamma mia, che porcheria. Oh, ragazzi, è tornata la luce del faro e questa volta voglio vederci più chiaramente. Oh, sì. Devo dire proprio di sì. Inoltre, se non sbaglio, aveva parlato anche dello spaventapasseri. E accidenti se è brutto. Non è ancora il momento di esplorare il cimitero. È sparita, bene, ottimo. Questa volta, ragazzi, sto cercando di fare molta attenzione. Non voglio che mi sfugga un altro particolare, che tutto si può dire tranne fosse piccolo o nascosto, visto che un veliero pirata non lo si nasconde in tasca. Comunque, non avevo mai fatto caso allo spaventapasseri e devo dire che se la batte bene col clown, ragazzi. Se la batte molto bene col clown. E ridendo e scherzando abbiamo anche finito la torcia. Giusto per aumentare il livello di suspense.
La corrente ormai è solo un ricordo. Oddio, il clown. Oddio, ragazzi. Luce, 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 luce. Inizia a farsi sentire. La paura inizia a non essere più solo frutto della nostra psiche. E il suono del carillon insiste. Sono terrorizzato all'idea di cosa possa esserci in camera nostra, che mi sono ricordato non è qui, ma sopra la scalinata, giusto? Giusto, giusto, giusto. Ci hanno rubato anche il carillon. Dunque, se io fossi un carillon. Ah, la luce della candela. Dicevo, se io fossi un carillon, dove mi nasconderei? Forse lo si sente ancora suonare. Ma... Oddio. Potrebbe essere difficile cercare il carillon per tutta la casa, ragazzi. Non sarebbe... Il gatto ormai è sparito. Ok, il carillon è in questo piano, il piano di sotto rispetto alla nostra camera da letto. Quindi questo è il trucco. Ci stiamo allontanando da questa parte. La tensione è a mille, ragazzi. Eccolo. Dio. Ma lo spavento passa che non c'è più. Non ho notato se lo spavento passa che non c'era più. Il carillon non c'è più. Ha smesso di suonare.
Facciamo la pazzia. Ma sì, ragazzi, usciamo. No, lo spavento passare è ancora qui. Spaventapasseri per fortuna non si è mosso. Ma proviamo a ricontrollare nella camera, anche se ho dei dubbi. Non so dove guardare, ragazzi. Non ho la più pallida idea. Non c'è nulla di interattivo. Suona ancora. Bisogna, tra virgolette, inseguire il carillon. Ok. Forse ho capito. Eccolo qui. Tentiamo. Oddio. Oh mio Dio. Sono sempre più convinto, ragazzi, che il tempo delle sporadiche apparizioni. E dei quick events degli scare jump sia finito e ci sia forse da temere qualcosa di forse molto peggio. Il livello di pelle d'oca si è alzato parecchio e lui non aiuta. È da quando l'ho visto che dico che non aiuta. L'ultimo piano. No. Oh, sì. Oh, meno male. Ma queste mi servono di più. Bene. Ragazzi, abbiamo finito anche il giorno numero 20. Mi raccomando, passate dal nostro canale se vi piacciono le avventure di mezzanotte e iscrivetevi. I saw the scarecrow in the house last night too. What on earth is going on? Ci vediamo alla prossima mezzanotte.